Buonasera a tutti i tifosi rosanero, benvenuti a una nuova puntata di Aperitivo Rosanero qui da Temu, dove prosegue il ritiro precampionato del Palermo. Ci troviamo, lo ricordiamo, in Alta Val Camonica. Il ritiro in particolare del Palermo è a Ponte di Legno, gli allenamenti qui presso il centro sportivo comunale di Temu. E oggi per il Palermo doppio allenamento, naturalmente agli ordini di mister Iachini. La squadra al mattino ha svolto delle esercitazioni di carattere tattico per reparti, alternati a lavori di forza che sono stati svolti nella palestra del centro sportivo. Nel pomeriggio il mister si è invece concentrato principalmente su esercitazioni di carattere tecnico. In particolare i rosanero hanno svolto delle partite a pressione in campo ridotto, chiudendo l'allenamento con una partita a metà campo. Ovviamente esercitazioni utili per provare gli automatismi della squadra, per continuare quella che è la marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale. Lo ricordiamo, la sfida del 15 agosto, il terzo turno eliminatorio di Team Cup. Le avversarie dei rosanero potrebbero essere una tra Avellino, Casertana e Lecco. In attesa di questo primo impegno ufficiale c'è un giocatore che per l'opinione pubblica è probabilmente il più adatto a ricoprire il ruolo di leader tecnico del Palermo che verrà. Stiamo parlando di Franco Vasquez, 10 gol per lui nella scorsa stagione, un contributo importantissimo sia in zona realizzativa che in chiave di assist man per la manovra rosanera. Oggi palermocalcio.it lo ha intervistato in esclusiva, andiamo ad ascoltare le sue parole. Vendrà un campionato duro, difficile, che più dell'anno scorso. Stiamo lavorando bene, speriamo di fare bene. Penso che Chocev e Quaison sono due giocatori che già hanno un anno sulle spalle, che penso che questo anno possano fare molto bene. In molti puntano su di te come leader. Da rivelazione dello scorso anno, adesso Franco Vasquez deve un po' caricarsi sulle spalle questo Palermo. Tu ti senti pronto per questo ruolo? Ah, io sempre sono pronto. So che viene un'annata difficile, però penso che siamo tutti importante, no? Per il mister, così questo è il gruppo. Iachini, lo hai citato tu in questa ultima risposta, quanto potrà essere importante per far nascere un nuovo Palermo tra scommesse su giocatori giovani e conferme di nomi importanti come il tuo? No, il mister sa lavorare su questo aspetto, già lo ha dimostrato, noi dobbiamo rispondere in campo. Franco, non possiamo non pensare, per concludere, anche al fatto che tra 12 mesi c'è un'importante competizione per la nazionale azzurra. Gli europei sono uno degli obiettivi di questa tua annata? Sì, sicuro, però no, non posso pensare molto, molto di più. So che devo fare bene in squadra per poter essere lì, no? Abbiamo dunque sentito tutta la voglia di Franco Vasquez di caricarsi questo Palermo sulle spalle. Il fatto che il Mudo scommetta su due compagni come Chocev e Quaison è sicuramente indicativo di quelle che sono le sue aspettative per la prossima stagione, una prossima stagione che potrebbe culminare per lui con l'Europeo in Francia nell'appunto 2016. Naturalmente il Mudo ha anche sottolineato l'importanza di mister Iachini. La preparazione che il tecnico rosanero sta facendo svolgere naturalmente in questi giorni non può essere concentrata solo sulla tattica, c'è da mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione lunga ed importante per il Palermo. Esercizi di potenza, esercizi di forza, naturalmente ci sarà tempo anche per brillantezza e velocità. Oggi abbiamo voluto concentrarci proprio su questi esercizi atletici, adesso vi proporremo un run che chiuderà la nostra rubrica. Ovviamente intanto vi riepiloghiamo anche quello che sarà il programma di domani del Palermo, una doppia seduta di allenamento sempre qui al centro sportivo comunale di Temu in attesa delle amichevoli contro Apoel Haifa e Calloni. Roberto Vitiello risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo l'allenamento mattutino. Vi lasciamo con il nostro run, appuntamento a domani mattina.